My name is Arthur. I am a computer developer. I work in Brazil. And I work at a company called Yuse that's changing the insurance marketing in Brazil. And we have been using Postgres and Postgis for our systems and our geolocation system. I talked about Postgis, an extension of Postgres that allows us to use geolocation and spatial references and things like that. Grazie, buongiorno. Questo è un momento speciale per me. Io sono brasiliano, però la mia famiglia è di origine italiana. Il mio nonno materno, Pedro Amerigo Caliendo, è nato in una piccola città chiamata Marzano di Nola. La città è un po' lontana da qui, è più vicina a Napoli, a Nola. E quando ero un ragazzino, a causa della guerra, è dovuto scappare dal paese. E da qui inizia la storia della mia famiglia in Brasile. In 2009 ho avuto la fortuna di conoscere parte della famiglia che è rimasta qui o che è tornata in Italia dopo la guerra. E adesso ho l'onore di essere qui, nel paese di mio nonno, della mia famiglia, parlando con voi nella vostra lingua su un argomento che può essere di vostro interesse. E per questa opportunità vi ringrazio tantissimo. E comincerò con una domanda stuzzicante. Secondo voi, quante volte è più grande la Russia del Brasile? Guardate la mappa e pensateci un po'. Torneremo presto a questa domanda perché la risposta è la chiave per capire uno dei segreti della geolocalizzazione. Lasciate che mi presenti. Io mi chiamo Arthur. Sono programmatore in un'azienda che si chiama Yuse, la prima insurtech del paese. È una startup che è nata per cambiare il modo di fare assicurazione in Brasile. Là è un po' diverso da qui. Per avere una polizza assicurativa dovete prima di tutto trovare un agente, che è una persona che in teoria sa tutto quello che si deve sapere sull'assicurazione. È questa persona che farà la ricerca e vi dirà quello di cui avete bisogno. Ma c'è qualcosa di strano in questo scenario. Perché devo per forza affidarmi ad una persona che nemmeno conosco? Perché non posso fare l'assicurazione da solo, come voglio, nel momento più opportuno per me? Ora basta. Il nostro obiettivo è abbandonare queste vecchie polizze assicurative nel fondo dei cassetti e dare alle persone l'opportunità di creare la propria polizza assicurativa usando semplicemente il cellulare o il loro computer. Ci sono modi diversi di trovarmi su internet. Il più facile è visitare il mio sito personale, arthurprado.com, e lì troverete informazioni su di me, informazione professionale, delle conferenze che ho fatto e così via. Io ho questo blog nel mio. E lì ho scritto un post specifico di geolocalizzazione che può essere interessante per voi. Questo è il mio profilo in GitHub, il mio profilo in Twitter, e qui è il mio indirizzo email. E sarà un piacere ricevere un messaggio di voi. Qualche feedback è benvenuto. Parliamo un po' di geolocalizzazione, e questo è l'ordine del giorno. Cominceremo vedendo una curiosità sulle rotte degli aerei, seguita di una spiegazione del sistema di coordinate. Poi parleremo del problema che ci ha spinto a approfondire in questo soggetto, e subito dopo del PostGIS, un'estensione del Postgres che ci permette di usare geolocalizzazione nei nostri sistemi. E finalmente vi presenterò alcune funzioni che potete usare per rendere la vostra vita un po' più tranquilla. Cominciamo. Da piccoli impariamo a scuola che la strada più corta tra due punti è la linea retta. Se siete a New York in vacanza e dovete prendere un aereo per Madrid, in Spagna,
È naturale pensare che l'aereo farà il percorso diretto, come in questa linea qua. La linea curva è più lunga e il viaggio diventa dunque più costoso. Ma è esattamente la curva che farà l'aereo. La compagnia aerea non è impazzita, in questo ha un senso se pensiamo che la terra non è piana. E scusatemi qui, ma io non sono terrapianista, la terra non è piana. La curva è esattamente questo qua. La Terra è una sfera 3D e la mappa un piano 2D. Trasformiamo l'uno nell'altro, perdendo qualcosa, e in questo modo otteniamo delle informazioni distorte con cui dobbiamo imparare a convivere. Questo processo di trasformazione lo chiamiamo di proiezione e abbiamo già visto che la proiezione rende più difficile la nostra intuizione e a capire che la curva può essere il modo corretto di navigare sulla superficie. La spiegazione dell'aereo è un po' più complessa di questo. C'entra una cosa chiamata lossodromia, che per dire la verità io non capisco il 100%, ma non c'è problema perché quello che volevo fare era solo confrontare le due realtà, il mondo reale e quello della cartografia. Navigare sulla superficie del mondo reale è il modo più preciso a chiunque voglia localizzarsi, però è molto più complesso che usare una mappa. Pensare in 3D o in 2D influenza direttamente la precisione e la velocità del calcolo e la scelta dipende molto dal problema che vogliamo risolvere. Quindi possiamo dire che abbiamo due modi per affrontare il problema. Però prima di sporcarci le mani, ci sono alcuni concetti che dobbiamo capire. Che cosa viene in mente quando dico la parola geometrico? Normalmente pensiamo a quadrati, triangoli. Forse avete pensato a Pitagora, se siete un po' filosofi oggi. Il sistema geometrico è quello della mappa, che usa la matematica che impariamo a scuola perché è semplice, veloce e funziona benissimo, principalmente se i punti sono vicini. Questo sistema usa un modello 2D. E invece, che cosa pensate se dico la parola geografico? Probabilmente avete pensato alla Terra, alla geografia, a questa sfera rocciosa che galleggia nello spazio intorno al Sole. È un modello molto più complesso e pieno di regole, ma anche molto più preciso, perché funziona con una dimensione di più, è un modello 3D. E fate attenzione perché le parole sono molto simili, geometrico e geografico. Il sistema geometrico è quello della mappa, semplice, veloce, 2D. E il sistema geografico è quello del mondo reale, più complesso ma più preciso, 3D. Il sistema geografico comprende le nozioni di latitudine e longitudine. Latitudine è l'angolo tra la linea dell'equatore e la superficie di riferimento, che in pratica sono queste linee orizzontali qua. Se prendiamo una linea qualsiasi, per esempio la linea dell'equatore, sappiamo che tutti i punti in questa linea hanno la stessa latitudine, in questo caso è 0, però se prendiamo questa linea è meno 30. Io so che a San Paolo, dove lavoro, la latitudine è meno 23 punto qualcosa. La longitudine, nello stesso modo, è l'angolo tra il meridiano di Greenwich e la superficie di riferimento, che in pratica sono queste linee verticali qua. Ma tutto questo sembra un po' troppo formale. Voglio dire solo che latitudine e longitudine sono misure che ci dicono la posizione di qualcosa nella superficie della Terra.
Adesso credo che siamo pronti per ritornare alla mia prima domanda. Vi ricordate quante volte è più grande la Russia del Brasile? La Russia dipinta di blu sembra gigante in confronto con il Brasile di rosso. Adesso preparatevi per vedere la mia incredibile abilità con Photoshop. Siete pronti? Degno di Da Vinci. Potrei diventare un designer. E va bene che ci sono punti vuoti, Brasile che scappano dalla Russia. C'è anche un Brasile rovesciato, ma non c'è problema, a me sembra perfetto. L'importante è che sono riuscito a mettere 6 Brasili nella Russia. E vi dico già che questa è una bugia. Vi ricordate che la risposta era la chiave per capire uno dei segreti della geolocalizzazione? Questa è una mappa, abbiamo usato una proiezione e la proiezione distorce l'informazione. Nella regione intorno alla linea dell'equatore gli oggetti sono proporzionali, però il più lontano, per esempio vicino ai poli, più distorta è l'immagine e quindi i paesi sembrano più grandi. Per confrontare due paesi dobbiamo muovere loro alla linea dell'equatore. Guardate questa stregoneria. Guardiamo una seconda volta perché questo è impressionante. La Russia è 2 volte più grande del Brasile. Solo 2, non 6. Il Brasile ha 8.500.000 chilometri quadrati e la Russia 17 milioni, che è il doppio. Se non credete in me e volete provare voi stessi, potete visitare questo sito thetruesize.com e lì potete giocare con qualche paese che volete. Vi lancerò una sfida. Confrontate la Groenlandia con l'Australia. E poi scrivetemi raccontando quello che avete scoperto. Devo dire però che entrambi i sistemi, il geometrico e il geografico, hanno dei punti deboli. Guardate questa mappa. Diciamo che volevo sapere la distanza e principalmente quanto tempo si prende per partire dal punto A alla sinistra e arrivare al punto B alla destra. Abbiamo usato il sistema geometrico, che funziona benissimo se i punti sono vicini, però queste due sono lontanissime e il sistema ci dirà che prenderemo un sacco di tempo per arrivare lì. Ma guardiamo lo stesso problema con il sistema geografico. I punti sono vicinissimi e il problema è che non possiamo girare indietro la mappa perché non esiste indietro. E con un modello 3D possiamo girare da un capo all'altro senza problema. Ma se il sistema geografico è così più preciso, perché non lo usiamo sempre? Questa è un'ottima domanda. Guardate questo problema. Guardate prima l'immagine alla sinistra. Se vi chiedo di calcolare l'area di quello quadrato, sapete come fare. La mappa ha una scala, basta moltiplicare due lati del quadrato, però alla destra abbiamo lo stesso problema con il sistema geografico. E come facciamo per calcolare l'area di una figura trapezoidale? Anche per il computer diventa più complesso e ci sono volte che si prende tanto tempo che è meglio convivere con l'imprecisione del sistema geometrico. Benissimo, ora però basta con la teoria. La geolocalizzazione è entrata nella mia vita per fare la differenza tra ciò che vogliamo offrire oggi agli utenti e ciò che inizialmente riuscivamo ad offrire qualche anno fa. La IUS ha uno slogan che è crea l'assicurazione su misura. Qualcuno può fare un'assicurazione nel modo classico, però farla con la Yuzi significa che si può personalizzare tutto e questo è il nostro mantra. Ma prima del GIS,
Geographic Information System, il nostro sistema di geolocalizzazione. Gli utenti rispondevano delle domande iniziali e avevano poi a disposizione alcune opzioni tra le quali potevano scegliere. Voi state guardando tre di queste opzioni e questa non è una correzione su misura. Invece di avere un'opzione, ne avete tre, però questo non vi dà il pieno potere di scegliere. E abbiamo anche cominciato a chiederci se le persone sapevano quello che stavano comprando. La risposta? No. Facciamo finta di essere gli utenti per un attimo. Ho bisogno di questa copertura di furto e incendio. Forse. E questa di inondazione? Non lo so. Come gli usi, posso dare un mondo di informazioni sul sito, però se il testo è troppo lungo, nessuno me lo leggerà. La soluzione perfetta sarebbe sapere subito di che cose le persone hanno bisogno. E abbiamo imparato a soddisfare i bisogni delle persone, studiando la regione intorno alla loro abitazione. Se oggi qualcuno visita il nostro sito e digita il suo indirizzo, il GIS ti dice, per esempio, se quella regione è una regione a rischio, se è vicino a un aeroporto, se gli piove molto, se il vento è forte. E con queste informazioni possiamo offrire a voi tutte le cose che fanno senso a voi. Guardate il GIS facendo i suggerimenti. Questo è il nostro ufficio a San Paolo e siamo vicino a un aeroporto. Il GIS ha scoperto questa informazione e ci ha suggerito la copertura contro la caduta di aereo. Se la persona non ha voglia non c'è problema, basta rimuoverla dalla lista. Però almeno abbiamo detto alla persona che questo può essere importante in questa regione. E come abbiamo questo sistema, siamo riusciti a fare un bello scherzo. Se la persona dice di abitare a Gotham, cambiamo il design della mappa e centralizziamo a un punto a San Paolo che si chiama Vicoli di Batman. Funziona anche con Hogwarts, però adesso siamo a Hollywood nell'universo. Benissimo, sinora ho mostrato quello che abbiamo fatto, ma non come abbiamo fatto e come è importante. Il segreto di tutto è il PostGIS, un'estensione del PostGIS che ci dà nuovi tipi di dati e funzioni per fare query spaziale nella base dei dati. È un progetto che usa dei padroni e per questo è facile integrarlo con altri sistemi. È coordinato per il PST, Project Steering Committee, con l'aiuto della OSGEO, che è una fondazione che fornisce dei padroni e supporto ai progetti spaziali. Ci sono tantissime aziende italiane nella lista di sponsors, come per esempio la Sita Cartoteca e l'Associazione Italiana per l'Informazione Geografica Libera. Il supporto al PostGIS può essere gratuito con una grande comunità su internet, oppure a pagamento se avete bisogno di un aiuto più personalizzato. E il primo passo è fare l'installazione. Se usate Windows, basta scaricare l'installatore e fare quello che facciamo sempre. Next, next, finish. Se usate Mac ci sono più opzioni. La prima è usare il Postgres.app, che è una specie di installatore dove si può scegliere la versione del Postgres e del Postgres. La seconda è la più comune tra i programmatori, che è usare il Homebrew, è un gestore di pacchetti, e con lui basta andare al terminale e digitare brew install postgres.
C'è un piccolo problema con il homebrew adesso, vi spiegherò tra un attimo. Un'altra opzione sarebbe installare il BitSQL, ma questo non l'ho mai fatto, non so dire se funziona bene. Se invece usate Linux, potete usare un altro gestore di pacchetti chiamato Yum. E con lui basta andare al terminale e digitare yum install postgis. Questo funziona benissimo. Non so esattamente perché, ma qualcuno ha rimosso le vecchie versioni del postgis del homebrew. Quindi se oggi faccio un brew install postgis, homebrew installerà non solo l'ultima versione del postgis, ma tutte le sue dipendenze, come per esempio l'ultima versione del Postgres. E io ho bisogno del Postgres per fare il mio GIS funzionare. Ma se installo il Postgres con Homebrew, abbiamo nella use un sistema un po' più vecchio che lavora con la versione 9.6 del Postgres, e quindi questo sistema non funziona. Ma se non lo installo, il GIS non funziona. Ho pensato in due soluzioni per questo problema. La prima è usare il Postgres.app e installare la versione 9.6 con il Postgres. Però, se avete bisogno di usare più di una versione del Postgres nello stesso computer, vi raccomando di usare Docker. Non parlerò del Docker in questa presentazione perché è un argomento grandissimo, però se volete cercatemi dopo la presentazione che chiacchieriamo un po'. Con il Postgres installato possiamo cominciare a usare i nuovi tipi di dati. Questa è una tabella che ho creato che si chiama Markers. La tabella ha una colonna chiamata Point, che è geometrica e è usata per salvare punti diversi della mappa. Qui posso salvare per esempio una casa, un appartamento, un aeroporto, una stazione meteorologica e così via. Con questa informazione posso consultare la base dei dati per sapere la distanza tra un punto A qualsiasi e qualche punto della mia base. Posso anche conoscere tutti i punti intorno a questo punto A in un radio di, diciamo, 10 km. Questa è un'altra tabella chiamata Boundaries. Questa volta la colonna si chiama Coordinates, che è anche geometrica. Però il tipo è multipoligon, molti poligoni. Potevo usare solo poligon perché quando faccio il disegno di un paese faccio una figura chiusa che è per definizione un poligono. Ma se il paese ha alcune isole, per esempio, è impossibile disegnarlo con solo un poligono e per questo ho deciso di usare multipoligon. Questo è interessante perché posso, per esempio, creare una linea nella tabella con il nome stadi di calcio e salvare tutti gli stadi di calcio dell'Italia. Diciamo che ho creato una linea per ogni quartiere delle città e che ho anche salvato le città, i paesi, i continenti. Una delle nuove funzioni ti dice se un poligono ha un punto e con questo posso consultare la base dei dati per conoscere tutti i poligoni che hanno un punto A qualsiasi, ma con la risposta ordinata per alcuna informazione, come per esempio la dimensione del poligono. E in questo modo ricevo sempre prima l'informazione più precisa che ho, quindi ricevo prima l'informazione del quartiere, se c'è, poi della città, se c'è, che è meno precisa, ma è meglio che nulla. Ho visto alcune persone confuse quando ho mostrato le tabelle e senz'altro a causa di questo numero magico qua. Questo è un SRID, Spatial Reference Identifier. È un identificatore spaziale. Ogni istanza spaziale ha un identificatore SRID che corrisponde a un sistema di riferimento. Questo è il numero della proiezione. La proiezione più conosciuta è la 3857, che è la proiezione di Mercatore. La mappa risultante di questa proiezione è questa alla sinistra, che è la mappa che conosciamo, che è una proiezione cilindrica.
ma ci sono altri tipi di proiezione come la piana o la conica. E che cosa significa essere conica o piana? Tutto dipende dal modo come guardiamo la Terra prima di fare la proiezione. Se pensiamo alla Terra dentro un cilindro e lo apriamo, la mappa risultante sarà quella che conosciamo, la mappa di Mercatore. Però se pensiamo a un cono sopra la Terra e lo apriamo, la mappa sarà questa alla destra, dove le linee sono più inclinate, i punti sono tutti diversi. La 3857 è la più conosciuta e è quella usata dal Google Maps e dal Bing. Però abbiamo un'altra proiezione famosa che è la 4326, che è più semplice perché lavora con latitudine e longitudine e è quella usata dal Google Earth. Ma perché la 3857 è conosciuta come proiezione di Mercatore? Gerardo Mercatore è nato nel 1512 e ha conosciuto il lavoro di Pedro Nunes, un matematico portoghese che studiava la Losodromia. E nel 1569 ha creato una carta del globo terrestre con una nuova proiezione cilindrica, sottolineandone fin dal titolo la sua utilità per la navigazione. Era la mappa perfetta per navigare usando una bussola. Mercatore ha cambiato il mondo dei viaggiatori, ma paradossalmente non ha viaggiato molto. E nel 1585 ha iniziato la creazione del suo proprio Atlante. Però ha morto per una malattia prima di finire il lavoro e l'ho lasciato al figlio. Adesso siamo pronti per capire la matematica che ha scoperto Mercatore. Sto scherzando. Usiamo il nostro tempo per vedere cose più interessanti, come le funzioni spaziali. E cominceremo con la funzione più semplice, la STSFID. Quando lavoriamo in un progetto che conosciamo, sappiamo già tutti i tipi di dati delle colonne. Ma se è un progetto nuovo, ci sono volte che le consultazioni non vanno in porto. E in questi casi è interessante conoscere la proiezione delle colonne e possiamo farlo usando la STSFID. Ho fatto qui un select semplice nella tabella Boundaries per sapere la proiezione della colonna Coordinates. E come sappiamo già, è la 3857 proiezione di Mercatore. Questo è un po' più interessante. Quando facciamo una consultazione, normalmente vogliamo sapere che cosa succede intorno a un punto e dobbiamo dunque fornire questo punto. Uno dei modi di farlo è usando la ST-Point, che funziona con latitudine e longitudine. Ma fate attenzione perché la longitudine viene prima e la latitudine dopo. È l'inverso di quello che siamo abituati. E quando faccio questo select, ricevo questo numero orribile qua. È così che Postgis salva i dati nelle tabelle. Quando troviamo un punto come questo e vogliamo sapere che punto è, possiamo usare la STSText. Ho fatto qui questa funzione in verità rende il risultato un po' più leggibile, più facile da capire. E ho fatto qui la stessa query di prima, però la STPoint è dentro la STSText. E adesso la risposta è un punto che posso capire. E va bene che questa query è inutile perché io ho fornito il punto, la risposta non poteva essere altro che lo stesso punto. Ma la STSText è abbastanza utile per studiare un numero come questo. Allora, il PostGIS ci permette di usare proiezioni diverse in colonne diverse, ma quando facciamo una consultazione è importante che le colonne usino la stessa proiezione, perché è impossibile confrontare cose di tipi diversi. Per farlo possiamo usare la STransform, che funziona con due argomenti. Il primo argomento è la geometria che vogliamo trasformare. Il secondo argomento è il numero della proiezione che vogliamo usare. E quindi ho fornito qui un punto con una longitudine e una latitudine, e questo è il primo argomento, e il secondo argomento è la proiezione di Mercatore. E però ho ricevuto un errore. Perché? Per fare
fare la trasformazione, il POSIX deve conoscere le due proiezioni, l'iniziale e la finale. E qual è la proiezione di questo punto? Non lo so, dobbiamo dirlo al POSIX, e per farlo possiamo usare la ST-SET-SEIB, che funziona anche con due argomenti, il primo è la geometria e il secondo è la proiezione corrente della geometria, come in questo caso. Ok, ho fatto qui la stessa cosa di prima, però il punto è il primo argomento della ST-SET-SEIB. E qui io ho detto al POSIX, va bene, questo punto usa la proiezione 4326. Potevo scegliere qualche proiezione, ho scelto questa perché funziona con latitudine e longitudine. E dopo il risultato della SET-SEIB sarà il primo argomento della ST-Transform. E adesso, senza errori. E guardate che interessante come è diverso un punto con la proiezione di Mercatore di un punto con latitudine e longitudine. Facciamo cose più complesse. La ST-Covers è la funzione che ti dice se un poligono ha un punto. E questa funzione usa due argomenti, che è il primo è il poligono e il secondo è il punto. Quello punto che stiamo usando dall'inizio è l'aeroporto di Congonhas, a São Paulo. La risposta deve essere la città di São Paulo, ma vediamo. Ho fatto un select nella tabella Boundaries, che è dove sono i miei poligoni, e come primo argomento della ST-Covers ho scelto la colonna Coordinates. Vado a confrontare tutti i poligoni della mia tabella contro il punto dell'aeroporto. Nel secondo argomento non ho fatto nulla di speciale, ho fornito il punto, ho detto il suo SRID e poi l'ho trasformato con la proiezione di Mercatore. Ecco là la città di San Paolo. L'ultima funzione che volevo mostrarvi causa un po' di confusione. Volevo sapere la distanza tra due punti. Sono andato in Google Maps, ho trovato il punto dell'aeroporto e poi ho scelto un punto vicino alla UCI. Questo non è preciso, che ho scelto un punto qualsiasi e la misurazione mi ha detto che la distanza è di 4.4 km più o meno. Il punto dell'aeroporto io ho nella mia tabella. E ho fatto un select semplice con il nome dell'aeroporto e ho scoperto che il suo ID è il 174. Ricordate questo numero. Poi sono tornato in Google Maps, ho digitato USE e ho preso la sua latitudine e la sua longitudine qui sopra. Ho dovuto fare un'inversione perché voglio la longitudine prima. Ho detto che questo causa un po' di confusione perché normalmente proviamo a usare la ST-Distance, ma le funzioni di distanze con proiezione ci danno un risultato in gradi e i gradi per me non significano nulla, non è facile convertire per metri. Il POSIX ci ha pensato e ha creato la ST-Distances Field, che funziona nello stesso modo, e però il risultato è in metri. Ho fatto qui un select nella mia tabella Markers, che è dove sono i miei punti. E come primo argomento ho usato la colonna Point. Se non faccio nulla in più e lo lascio così, confronterò tutti i miei punti contro il punto della USI, che è il secondo argomento, non è quello che voglio. Voglio confrontare solo il punto dell'aeroporto e per questo ho fatto questo where id uguale 174. Come secondo argomento ho fornito il punto della USI e come risultato 4.5 km. Posso parlare per ore delle funzioni spaziali perché ne abbiamo tantissime. Ma come non abbiamo tempo, vi lascio l'indirizzo della documentazione. Lì potete cercare con tranquillità e trovare la funzione giusta per quello che dovete fare. Nella USI abbiamo studiato solo un po' di geolocalizzazione e questo ha già cambiato le regole del gioco. La informazione è disponibile e normalmente è gratuita, basta voler usarla. Mi dispiace per il mio italiano-brasiliano, questo è tutto che ho per oggi. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e per l'opportunità di essere qui. Grazie mille.
Ci sono domande? Una, due, addirittura. Spero che Manuel venga più vicino. Scusa. Puoi fare un po' di slide indietro? Così non vado. Hai fatto le tabelle con SRID 3000 bla bla bla. C'è una ragione perché l'hai fatto con quello e non con un altro? Quale qua? 3857? Da. Sì. Quando cominciamo a studiare geolocalizzazione, troviamo un ragazzo che è specialista in geolocalizzazione del Google e che lavora con Google on Rails, che è il linguaggio che usiamo, e lui ha spiegato un sacco di informazioni, ci ha dato un sacco di informazioni su tutte le proiezioni e ci ha suggerito di usare questa perché era la più adatta a quello che dobbiamo usare. Dobbiamo, perché per la nostra necessità era la proiezione, non so, più precisa, e quindi usiamo questa. Ma una più veloce dell'altra o c'è meno errori? Tutte le proiezioni hanno errori. Come nel nostro caso usiamo sempre punti vicini perché lavoriamo con assicurazioni e sempre dentro un paese. Questa è molto precisa, funziona bene, la velocità e la precisione sono benissime per quello che dobbiamo fare. Se voi dovete fare un'applicazione che funziona per esempio con un aereo, probabilmente sarebbe meglio usare un geografico, cosa un po' più diversa, ma dipende molto dal caso. Per il nostro caso credo che ci sono moltissime proiezioni che funzionerebbero. Ciao Arthur, io non ti faccio una domanda, ma volevo soltanto magari contribuire a quello che hai detto, perché io lavoro da 10 anni con Aerotragistica, una di queste squadre dell'evento, e allo stesso tempo per 10 anni lavoro anche con Postgres e sono anche geografo. Quindi volevo dire, in merito ai sistemi di riferimento, che la domanda che hai fatto tu, prima di scegliere quale usare bisogna fare un'analisi e capire l'esigenza. Per esempio, se voi volete misurare la lunghezza di un tracciato che avete preso con i punti GPS, sapete che lo standard è il 4326, che è lat long. Ma se volete calcolare la lunghezza di quella linea, dovete riproiettare una coordinata metrica. Un esempio è 3857. L'Italia ha i suoi sistemi di riferimento, quindi se dovete fare una mappa tecnica o qualcosa che serve appunto a scopi più locali, è utile utilizzare la proiezione dove ci si trovano. Noi per esempio facciamo mappe per comuni, per realtà pubbliche in Italia, quindi noi utilizziamo 3857, che è molto utile per una mappa, diciamo, un'analisi a livello globale, ma se si fanno delle cose più specifiche è meglio utilizzare una proiezione metrica però specifica, no? C'è un sito spatialreference.org in cui voi ci scrivete, che ne so, la zona in cui dovete lavorare, e viene restituito il codice SRID di riferimento. E niente, volevo solo dire questo, e poi anche dire che quella famosa proiezione di marcatore che falsa le dimensioni, bisognerebbe abituarsi un po' a non usarla più, perché come diceva Arthur, era stata usata per la navigazione, quindi mantenere gli angoli, ma non è adatta a un calcolo di superfici. Noi anche eravamo incappati in quell'errore, avendo creato una mappa a livello mondiale, ci trovavamo a calcolare delle aree in zone sempre più a nord che diventavano sempre più grandi. Quindi in quel caso va scelta un sistema di riferimento adatto che non sia quello 3857. Ecco. E comunque volevo sottolineare anche la potenza di Postgres, perché è uno strumento incredibile, e insomma guardatevelo, perché se non proprio geograficamente, anche per calcoli geografici o di reti, può essere utile anche in un contesto non georeferenziato ma locale. Quindi, grazie a tutti. Grazie. Perfetto, grazie. Un applauso.